L'imperativo ritrovare la continuità dei risultati, soprattutto dimenticare il match di andata. Oggi è decisamente un altro Foggia, test senza alcun dubbio probante dopo la soffertissima vittoria sulla Viterbese al 90esimo. Pace fatta con Lescano, meglio tardi che mai. Caso finalmente rientrato, anche se Colombo sottolinea. Chiarimento non direi, diciamo che ognuno ha parlato di quello che si aspetta dall'altro, soprattutto per quanto ci concerne, quindi società e allenatore, e il giocatore ha accettato insomma di buon grado di ritornare a fare quello che faceva prima. Un giocatore importante e adesso abbiamo il compito di riportarlo a una determinata condizione. Le ultime. Cuppone oggi non si è allenato. Occhio gonfio, infiammazione legata alle lenti a contatto. In preallarme delle Monache in vantaggio su De Sogus. Vergani favorito su Tupta. Aloy e Kraia sono diffidati. L'ex Avellino non al top per un problema agli adduttori, potrebbe fare spazio a Palmiero. Dubbi che tuttavia saranno sciolti in mattinata. Prima convocazione per Raffià, arrivato a titolo definitivo dalla Juventus. Ecco dunque il probabile 11. Plizzari tre pali in difesa a Cancellò. Il rientrante Brosco, Ingrosso e Milani. A centrocampo Kraia, Palmiero o Aloy e Mora. Davanti delle Monache o Cuppone con Vergani e Colai. Foggia rivitalizzato dalla cura Gallo, subentrato a Boscaglia in 17 giornate, l'ex allenatore di Spezia, Ternana e Potenza, ha conquistato 28 punti, equamente distribuiti tra gare interne ed esterne. Non solo, in Coppa Italia il Foggia ha eliminato Crotone e Catanzaro ed è a un passo dalla finalissima dopo aver battuto 2-1 nell'andata della semifinale la Juventus Under 23. Il ritorno si disputerà ad Alessandria il prossimo 15 febbraio. Contro il Pescara, dubbio Peralta e Jacoponi in difesa con Pontec dal primo minuto. Sistema di gioco 3-5-2. Probabile 11. Nobile tre pali in difesa Contec, Di Pasquale, ex giovanili Pescara e Rizzo. Sulle fasce Garattoni e Costa. Peterman in cabina di regia. Mezzali, Frigerio e Schenetti davanti. Ogunseie e il ventenne Jacoponi, scuola Parma, al momento in vantaggio su Peralta. Il tecnico Fabio Gallo. Affrontiamo una squadra forte ma non più forte di noi, quindi noi dobbiamo giocarcela a viso aperto in un campo bello, in un campo ampio, stadio importante, storico anche per loro, quindi ci sono, ripeto, i presupposti per fare una partita di livello contro una squadra di livello che affronterà il Pescara, una squadra di livello. Oggi ha più consapevolezza, oggi è una squadra che sa che se la può giocare con tutti perché ha trovato la propria quadratura, la propria identità, e poi è una squadra che vuole giocare e quindi mi aspetto una partita diversa da quelle che abbiamo magari visto ultimamente all'Adriatico. I precedenti all'Adriatico sono 21, 14 successi del Pescara, 3 pareggi, 4 invece i blitz dei Satanelli, l'ultimo 30 anni fa in Serie A, 4-2 per il Foggia di Zeman, autorete di Nobile, Sciacca, Roy e Bresciani. Negli ultimi 5 minuti Allegri e Bivi rendono il passivo meno pesante. Tanti, come si diceva, i successi del Pescara. 15 ottobre 1989, i biancazzurri di Edi Reia si impongono di misura, apre il compianto Bruno su angolo di Longhi, quindi in area pugliese contatto molto dubbio tra Pagano e l'abruzzese di Letto Manopello Guglielmo Ferrante. Quaggiotto fallisce dal dischetto degli ultimi 3 minuti. Un giovanissimo Totò Martorella propizia il raddoppio di Giampiero Gasperini, allo scadere su punizione accorcia Barone. Sempre in B, 13 gennaio 1991, gioiello di Alvise Zago, imparabile per il compianto Franco Mancini. Nella ripresa il raddoppio biancazzurro grazie a questo splendido assolo di Fioretti finisce 2-0 per il Pescara di Giovanni Galeone al termine del torneo. Il Foggia di Zeman promosso in Serie A. 22 ottobre 1995, una delle partite più spettacolari degli ultimi 30 anni. Avvio shock per il Pescara di Franco Oddo. Al primo la sblocca il giovane promettente Consagra, al quinto il raddoppio di Bresciani. Dunque il Foggia di Delio Rossi avanti 2-0, ma grandissima reazione dei biancazzurri. Pari di Palladini, 2-2
di Federico Giampaolo, definitivo sorpasso firmato da Andrea Carnevale, autentico mattatore del match. 6 ottobre 1996, questa volta Delio Rossi sulla panchina del Pescara, show di Federico Giampaolo, doppietta personale e assist per il tris di Renato Greco nella ripresa Il Poker di Sassasullo, ispirato da Michele Gelsi. In C, 7 settembre 2008, sul neutro di Vasto, vittoria per 1-0 decide Bazzani dopo uno svarione del difensore pugliese Burzigotti. Prima giornata di Serie B stagione 2017-2018, pokerissimo biancazzurro scatenato Stefano Pettinari, autore di una tripletta a segno anche Benali e Mancuso, punteggio troppo severo per il bel Foggia di Giovanni Stroppa, che realizza con Gerbo il gol della bandiera. Adriatico in festa, quasi 13.000 spettatori. L'ultima volta, 22 settembre 2018, il Pescara di Beppi Pillon di misura sul Foggia di Gianluca Grassadonia. Dal dischetto il centravanti ospite Mazzeo timbra la traversa su assist di Memushai. Gol partita di Gravion.